01 Distribution vuole che il cinema italiano sia in buona compagnia. Ed è per questo motivo che è costantemente impegnata nella ricerca di prodotti internazionali di qualità da affiancare al cinema italiano. Vorrei davvero ringraziare la Rai Cinema perché davvero hanno contribuito in modo massiccio al finanziamento di questo film. Grazie all'affidabilità dimostrata e ai risultati ottenuti nella distribuzione italiana, è diventata un partner di riferimento per le produzioni internazionali. Numerosi film di grande successo. La tigre e la neve, notte prima degli esami, notte prima degli esami oggi, X, Shall We Dance, Gomorra, La bussola d'oro, Viaggio al centro della terra 3D, Million Dollar Baby, Mr. and Mrs. Smith. Numerosi sono stati i premi e riconoscimenti ottenuti a festival nazionali e internazionali. Rai Cinema e 01 Distribution. Un valore da spendere sul mercato nazionale e internazionale. Una realtà consolidata ma aperta al cambiamento che la complessità del mercato e dell'industria richiede. Una grande squadra per grandi risultati. Bene, questa era un po' la nostra attività. In questo contesto una riflessione sulla specificità del brand della nostra azienda pone ulteriori complessità. Rai Cinema è la società di produzione, come avete visto, cinematografica della Rai, un brand relativamente nuovo, nato nel 99, che chiaramente incorporando il nome della casa madre trasla nel proprio patrimonio generico i valori della Rai, rendendo più difficile una riflessione stretta sul suo brand. Riteniamo invece sia interessante in questo contesto porre l'attenzione sulla società di distribuzione 01, che è nata appunto nel 2001 e che oggettivamente è una società nuova anche per il mondo Rai. È stato un vero progetto di branding, un progetto contraddistinto da due macro obiettivi. Il primo, anche in ordine cronologico, legato a rendere 01 un'azienda riconoscibile e affidabile rispetto al mercato cinematografico italiano, costituito da un lato dall'esercizio cinematografico, quindi dalle sale, e dall'altro dai produttori cinematografici. Il secondo, consumer, teso a rendere 01 come brand che contraddistingue un prodotto di qualità e di primo piano. Quindi un progetto molto ambizioso in un contesto che è caratterizzato dalla presenza di competitors dai brand assolutamente strutturati, pensiamo alla Warner, pensiamo alla Universal, pensiamo alla Disney e così via. Quindi i primi anni sono stati determinanti proprio nel trasmettere a tutti gli interlocutori, business, esercenti e produttori, il ruolo strategico di 01 come partner solido, professionale e brillante. Il claim della comunicazione istituzionale 01 è sempre stato legato al concetto «il cinema italiano è in buona compagnia», esaltando quindi la duplice natura del portafoglio prodotti dell'azienda, contraddistinto dalla presenza di importanti produzioni italiane, come avete visto, e da film di acquisizioni internazionali. 01 quindi in questi anni ha consolidato una brand equity basata sui valori di italianità, affidabilità e vicinanza agli esercenti e ai produttori italiani. Sul lato consumer, e termino, è evidente il luogo di umbrella brand di 01, essendo un'azienda distribuisce di prodotti dal brand autonomo, come i singoli film. Dal video la maggior parte di voi avrà riconosciuto quasi tutti i film presentati, spero almeno, mentre il grande pubblico con maggior fatica associerebbe Gomorra o Sex and the City a 01, così come quasi nessuno, se non gli addetti ai lavori, può associare la Pringles a Procter & Gamble. La scelta sotto questo profilo è stata quindi di un posizionamento in qualche modo non invasivo, ponendo comunque una firma leggera ed elegante su tutti i prodotti, una firma che chiaramente i medi e alti consumatori di cinema ormai riconoscono e a cui associano il concetto comunque di un film importante, di un film di qualità. È sicuramente complesso per un distributore cinematografico, visto la varietà di prodotti presentati, diventare un valore aggiunto di per sé nel momento della scelta di un film, ma sicuramente il brand 01 si sta consolidando verso un target cinematografico come garanzia di qualità complessiva del prodotto. Quindi, nonostante la complessità di gestione di un umbrella brand, l'azienda sta cercando di diventare punto di raccordo di diversi target affini ai diversi film che distribuisce, offrendo anche sul web luoghi di incontro come il portale 01 Distribution su YouTube, che permette agli utenti di interagire con i contenuti e gli spazi proposti da 01.
Chiaramente il discorso sarebbe ancora più lungo, ma è chiaro, concludo dicendo che, che è un classico esempio in cui si cerca di contemperare il brand che veicola il prodotto e il prodotto che veicola il brand. Grazie. Grazie, grazie a lei, Paolo Del Bocco, che ci ha illustrato il caso di Rai Cinema 01 Distribution.